parte all'orecchio. Eccoci qua, buonasera, salve, Giulia Tourguide su RadioEuropa.it, canale YouTube, video, quindi video radio o digital radio come si suol dire, sito internet, email, social, eccetera eccetera. Siamo come sempre nel contenitore, nel piccolo contenitore che si chiama Arte all'orecchio e che pretende di raccontarvi storie o qualche cosa di bello nell'arco di mezz'oretta, intervallata da musica rock. Quindi io oggi sono qua in una veste decisamente estiva, perché chiaramente qualcuno si lamentava che non arrivava l'estate, ma è arrivata. Siamo già praticamente a fine luglio e abbiamo avuto le nostre belle giornate di solleone e altre ci attendono. Quindi in questo clima assolutamente canicolare metteremo un po' di musica rinfrescante, però prima vi faccio una introduzione all'argomento di oggi, che è un argomento abbastanza triste ma allo stesso tempo affascinante, perché come avevo un po' preannunciato nella puntata precedente, parleremo di qualcosa che non esiste più. Quindi non solo non avete la possibilità di vederlo adesso perché non vi faccio vedere niente, ma non avete la possibilità di vederlo nemmeno su Google o su qualche libro, perché no, non c'è proprio niente da vedere, a meno che voi non riusciate a immaginare tutto quello che io vi racconto nella valle del cosiddetto Orto dei Pecci. L'Orto dei Pecci prende il nome da una famiglia senese, ma è una valle intramenia fra due colline, diciamo nella parte sud della città, il colle dove si erge la chiesa convento di Sant'Agostino, attualmente scuola secondaria superiore con varie diramazioni, diciamo così, e il colle dei Servi, dove si erge la chiesa convento dei Serviti, attualmente piccolissima parte convento, altra parte Università di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, e un'altra parte Società di Valdemontone. All'interno di queste due colline, questa zona, diciamo, di valle, è una zona che rientra all'interno del circuito murario, dovrebbe essere il quarto se non mi sbaglio, come orto, un po' come la valle del Fosso di Sant'Anzano, come la zona della Pania, come la valle parzialmente di Follonica, quindi tutte aree verdi che vengono mantenute all'interno delle mura cittadine della città medievale di Siena, si parla del 200 e del 300, come aree verdi, come aree non chiaramente per farci diciamo zone di passeggio, ma zone di orto e di coltivazione pratica, quindi assolutamente di uso. Questa valle è una valle che non ha un nome particolare. Tra l'altro, piccola curiosità, non è nemmeno contemplata nella divisione dei confini delle contrade che Violante di Baviera fa all'inizio del 700, 1730, dandosi appunto i nostri territori, i nostri rioni, e quindi ancora oggi è un po' sede di diatriba tra Montone, Torre e Onda, perché non ci sono confini all'interno di quella valle, perché non viene considerata, perché sono orti anche nel Settecento, e quindi siccome i confini della nostra Violante si dividono le strade, si dividono le piazze, lì non c'è niente di inurbato e quindi non si prevede una linea di demarcazione fra le varie contrade. Ora, cosa ci sia fra gli orti del 200, diciamo 1100-1200, e gli orti del 700, lo scopriremo nella proseguo della puntata, perché parleremo di questo quartiere fantasma cosiddetto di Santa Maria Nuova, che è stato indagato a livello storico, non archeologico,
che io sappia, storico, da Gabriella Piccini e da altri storici senesi, per ricostruire appunto l'evoluzione, la crescita e lo smantellamento quasi immediato di questo cantiere a seguito della peste. Quindi avevo già spoilerato tutto. Detto questo, metterei la prima canzone. Questa playlist è, come capita a volte nelle nostre playlist, totalmente al femminile, quindi abbiamo delle cantanti donne, singolo di gruppo, di insomma, anni diversi, ok? La prima che metto è una cantante che si chiama Joan Jett, tra l'altro con una, diciamo, un singolo che l'ha resa famosissima, Joan Jett and the Runaways, che li ha resi famosissimi nel 1981, ma in realtà è una cover di una canzone precedente, del 79, quindi non è una canzone originale loro, ma l'hanno portata assolutamente al successo. E se diciamo chiedete a chi che sia, la canzone che gli viene in mente, la versione che gli viene in mente è assolutamente questa. È una, diciamo, una mix abbastanza rockabilly degli anni 50-60, tra l'altro Joan Jett è una delle, diciamo, personaggi più caratteristici della scena rock vegetariana convinta da diverso tempo, dagli anni 80-90, ha fatto anche cose soliste, è stato fatto anche un film su di lei nel 2010 interpretato da la vampira, ora non mi ricordo come si chiama, insomma, quella che stava insieme a Robert Pattinson, lei, ok? Quindi è, insomma, un personaggio abbastanza particolare, attivista in molte cause umanitarie, quindi ci piace anche parecchio. La canzone che tutti avrete, insomma, ormai riconosciuto è I Love Rock and Roll. Enjoy! I love.
Ah sì, riconoscibilissima, passatissima dalle radio, famosissima. Allora, lasciando Joan Jett alla sua carriera di gruppo solista, torniamo al nostro piccolo quartierino. Allora, che succede a Siena? Siamo negli anni 20-30 del 300, come si sottolinea spesso anche facendo delle visite guidate al quartiere, alla Sala della Pace dipinta da Ambrogio Lorenzetti con Il buono e il cattivo governo, bisogna sempre dire che la Siena degli inizi 300, specialmente degli anni 20-30, non è che sia una Siena floridissima. Il governo dei Nove si trova ad amministrare una situazione complessa per via della grande carestia del 1329 e di una serie di crolli finanziari, quindi si maneggiano denari e fondi che vengono dalla ricchezza precedente. Non per niente i cantieri pubblici, questo è stato evidenziato insomma a livello proprio di urbanistica crescente a Siena trecentesca, sono molto predominanti rispetto ai cantieri privati. L'unica costruzione privata di quegli anni è Palazzo Sansedoni, di cui abbiamo il progetto, è custodito dentro l'archivio di Stato, di cui abbiamo appunto i documenti, ma per il resto si parla di Palazzo Pubblico, della Torre del Mangia, della cinta muraria, dell'ingrandimento della cattedrale e poi del Duomo Nuovo successivo, Piazza del Campo, quindi grandissimi cantieri pubblici in cui forse appunto questo governo dei Nove voleva intervenire nell'economia cittadina dando lavoro ad operai e a diciamo vari tipi di professionalità. Questo perché? Perché al di là delle crisi europee a livello bancario, a livello generale, ma proprio c'era stata una distribuzione diversa del reddito. Quando le cose, diciamo, nelle vacche grasse andavano bene, il reddito era distribuito fra rendita finanziaria, quindi le grandi famiglie nobiliari, i salari e l'intervento pubblico. Se c'è una discrepanza tra questi diciamo diversi livelli di reddito, quindi i salari si abbassano troppo, le rendite finanziarie date dalla campagna, no? Dall'utilizzo delle terre, dei grandi possedimenti, è chiaro che queste si alzano, è chiaro che c'è un dislivello troppo alto. Anche c'è la carestia chiaramente, ma a volte anche a seguito della carestia c'è una, diciamo, un'inflazione dei prezzi, un sovraccarico elevato, troppa domanda e poca offerta, quindi i prezzi alzano, ma poi anche quando i prezzi vengono un attimino calmierati, tendenzialmente i salari sono sempre troppo bassi per quel tipo di richieste economiche. E quindi probabilmente il governo interviene e cerca di in qualche modo aiutare con la sovvenzione di cantieri importanti in città. Questa è un po' anche una lettura economica delle grandi costruzioni, dei grandi simboli della Siena medievale che troviamo adesso e che ci hanno reso patrimonio UNESCO. In tutto questo, se diciamo le rendite agricole come mezzadri erano minori, è chiaro che le persone si vogliono inurbare e volendosi inurbare hanno bisogno di nuovi spazi. Che succede? Questa zona di orti viene acquisita dal comune, dalla Repubblica in gran parte e si fa un cambio di destinazione d'uso, molto semplicemente, molto velocemente si passa da terreno ad uso agricolo a terreno ad uso abitativo, e questi terreni poi vengono rivenduti a prezzi più elevati a chi volesse inurbarsi a Siena, garantendo a loro la cittadinanza. Quindi in qualche modo si chiede, un chiedere un po' forzato, quasi un obbligare i nuovi arrivati, cosiddetti parvenu, a inurbarsi in questo nuovo quartiere. Viene dotato di una strada, di una chiesa, di una fonte, essendo chiaramente in valle c'è ricchezza d'acqua, è per questo che si coltivava anche facilmente, e viene chiamato quartiere di Santa Maria Nuova. Non si tratta di case popolari, si tratta di case destinate a notabili, professionisti, artigiani, commercianti, quindi una classe media di un buon livello economico,
creando questo quartiere, che succede? La nuova struttura planimetrica di Siena, con Piazza del Campo, ha finalmente una sua quadra, cioè il nuovo quartiere equilibra le zone nord, cioè la zona di Via Camollia, la zona del Colle della Cattedrale, con le zone sud meno popolose, e mette proprio Piazza del Campo al centro di questo reticolo viario segnato dalla strata, cioè dalla francigena, che viene definita così nei documenti, strata, ok? E quindi praticamente si dà un equilibrio maggiore alla città. Non solo, costruendo un quartiere periferico dove vanno ad abitare nuovi arrivati, il centro diventa centro, per definizione. Il centro è centro se c'è una periferia, altrimenti è un po' difficile definirlo come centro della città. Quindi se il centro è centro, i prezzi al metro quadro di questa zona aumentano. Questa sarebbe l'idea, no, del comune: rivalutare le case in centro storico e costruire un nuovo quartiere. Che succede però? Non tutte le case del nuovo quartiere vengono vendute, perché se c'è crisi c'è anche difficoltà di acquisto, e non tutte le case del centro storico in vendita con i nuovi prezzi, diciamo, aumentati, vanno vendute perché c'è crisi. Quindi questo progetto funziona, ma relativamente, c'è questo grosso problema di definizione degli spazi e più che altro di acquisizione. Tutto questo si sviluppa dagli anni 30 del 300, quindi il nuovo quartiere sorge molto velocemente grazie ad autorizzazioni lampo, quindi burocrazia meno uno in questo caso, fino alla data cardine del 1348, quando la decimazione della popolazione e la crisi economica e sociale che ne consegue fanno sì che questo quartiere non sia più effettivamente necessario. Prima di parlare dell'ultima parte, cioè di come va a finire la storia di questo quartiere, metterei la seconda canzone, che è una canzone anche questa molto famosa, la cantante anche lei non ha fatto grandi successi, ma questa viene passata sempre e hanno fatto tantissime cover e viene utilizzata in tantissime serie TV. Se guardate online trovate una lista infinita di episodi di serie TV o di film dove questa canzone è stata utilizzata. È del 1979, quindi siamo più o meno alle stesse anni, più o meno lo stesso tipo di rock americano, e questa è Blondie con One Way or Another. Enjoy. Stai ascoltando Radio R Europa.
Radio R Europa, con te tutti i giorni. Allora, quando ho citato la strada, cioè la via Francigena, non l'ho fatto a caso, perché quando viene costruito questo quartiere si parla di una zona praticamente subito sotto Piazza del Mercato, come insomma chi è stato a Siena in qualche modo può ricordare, e quindi subito sotto anche la deviazione della Francigena verso sud, che diciamo da attuali banchi di sotto, via di Pantaneto, via Roma, Porta Romana, eccetera eccetera. Gli abitanti di questo borgo, proprio per accrescere le possibilità economiche, no, perché chiaramente lì ci stavano di casa ma anche di bottega, come si dice, chiedono una deviazione della Francigena, cioè un percorso alternativo della strada, appunto, nei documenti, partendo da sotto Piazza del Mercato per ricongiungersi alla Francigena lungo la Cassia, cioè 8 km più avanti, praticamente non dico al pomodorificio, ma quasi, a Ponte d'Arbia. Quindi si cerca di fare un percorso parallelo alla ufficiale Francigena dell'epoca, per arrivare poi nella zona della Cassia, insomma della campagna, e incrementare i traffici e i commerci in quella zona. In fondo cosa c'è? In fondo c'è una porta cittadina, c'è la cosiddetta porta giustizia, perché da lì uscivano i condannati a morte per andare a essere giustiziati sul colle, diciamo subito prospiciente le mura cittadine, e quindi insomma si voleva sfruttare questa porta e questa via di comunicazione per avere più possibilità di commerci. Il comune dice di sì, chiaramente per agevolare questo nuovo quartiere, ma in realtà negli stessi anni, proprio poco prima della peste, si sta costruendo, si sta finendo Porta Romana. Nel 1338-40 Porta Romana è terminata, Agnolo di Tura del Grosso è l'architetto, uno degli architetti, e viene descritta come la porta più bella della città, Porta Camollia, per come adesso ad avvenire era comunque simile, è anche quella rappresentata appunto nel buon governo. Quindi alla fine l'importanza della viabilità principale rimane, la porta di accesso per chi viene a sud ed entra a Siena è assolutamente mega galattica e monumentale, e come si dice, aggiornatissima, decorata con la lupa, con la balsana, veramente meravigliosa. Quindi rimane questa importanza, e alla fine la strada sotto non prenderà mai piede, anche perché, come vi ho detto, il quartiere va a decadere. Peste, la popolazione decimata. Anche un secolo dopo la popolazione non sarà superiore alle 15.000 persone, quindi dopo anche altre ondate di peste la situazione rimane la stessa, c'è tutta una serie di invenduti, inusati, metri quadri, metri cubi completamente vuoti, e questa è anche una delle teorie per cui c'è la possibilità poi per le famiglie nobiliari di avere più spazio e di rifugiarsi nel mattone. Chiaramente la rendita fondiaria e la rendita proprietaria del mattone sono quelle in cui si rifugiano le classi più abbienti, e quindi si compra e si espande, e poi si mette in affitto piuttosto che si rivende, ma in tempi migliori. E se
i nuovi arrivati erano sopravvissuti alla peste, è chiaro che non c'era più, con la carenza di cittadini e con l'abbondanza di spazio, non c'era più l'obbligo di vivere nel nuovo e periferico quartiere di Santa Maria Nuova, ma si va a vivere in centro, per l'appunto, quindi si abbandona il quartiere. Già nel 1385 la strada viene considerata da alcuni documenti quasi inesistente, quindi c'è sempre la chiesa, che tra l'altro è dedicata a Santa Maria, da cui il nome del quartiere, c'è sempre una boccia di strada, c'è sempre la fonte, qualcuno l'ha identificata al giorno d'oggi, Bargagli Petrucci l'aveva trovata, insomma sulla fonte ci sono varie teorie, però comunque appunto è stata utilizzata come lavatoio anche nel corso del tempo, o come fontana per appunto gli orti ancora adesso, quindi acqua che viene dai bottini. I bottini erano un'altra delle grandissime opere idrauliche, con il bottino di Fonte Gaia del 300, della Siena del 300 pre-peste. Quindi tutto questo viene abbandonato, viene lasciato a sé stante, i palazzi crollano, non sono più utilizzati, come vi ho detto rimane la chiesa, che viene utilizzata come cappella per l'ultimo saluto, l'ultima benedizione e anche cappella funebre poi successivamente per i condannati a morte, quindi è un uso legato espressamente alla punizione della condanna a morte pre e post. Per il resto poi basta, il quartiere sparisce, quindi è un microcosmo che si forma nel 1330-40. Ha un, diciamo, uno sviluppo velocissimo e anche, insomma, ben strutturato, ben programmato a livello proprio di topografia cittadina e di programmazione urbanistica, quindi c'era una visione di lungo corso, diciamo così, ma la peste scompagina tutti i piani e quindi viene abbandonato e nell'arco di 30 anni è già in completa decadenza. Magari qualcuno ancora abitava lì, ma poi viene completamente abbandonato fino a ritornare appunto orti. Verranno riutilizzati in modo massiccio queste aree verdi dal San Niccolò, dall'ospedale psichiatrico, qui gli ospitati potevano svolgere alcuni dei loro lavori, secondo l'ergoterapia tanto sponsorizzata da Livi, quindi si va a lavorare appunto in questi orti e adesso c'è un parco praticamente privato ma aperto al pubblico, dove c'è un ristorante, dove ci sono degli animali, una piccola fattoria, hanno ricreato un orto dei semplici e c'è questa zona assolutamente amena appena sotto Piazza del Mercato e con vista Torre del Mangia, quindi veramente vale la pena. Tra l'altro la cooperativa che la gestisce alla fin fine recupera anche soggetti provenienti da detenzione o persone con disabilità più che altro psichica, quindi meritoria questa cosa. L'Orto dei Pecci è una delle zone più belle di Siena oggettivamente, quindi grazie agli studiosi che hanno ritirato fuori questa storia bellissima e anche questa, diciamo, situazione molto particolare che è quasi un unicum a livello europeo e quindi viene studiata proprio a livello europeo per capire la programmazione planimetrica di una città nell'arco di una bolla di pochi anni, di pochi decenni, e poi basta, puff, sparito. Detto questo, direi che più o meno ci siamo su questa storia. Quindi guardando la valle e guardando il Monte Bianco sullo sfondo saprete che state guardando un ex quartiere della città di Siena. Metto l'ultima canzone, che doveva essere un'altra, ma poi è uscito questo singolo e ho dovuto omaggiare lei, che non abbiamo messo, non metteremo mai abbastanza. Per me è una delle voci più belle del rock femminile, forse la più bella, quella che sicuramente fa venire il magone quando si ascolta, perché ci manca tantissimo. È morta nel 2018, il 15 di gennaio, a 46 anni, Dolores O'Riordan, e cacchio, proprio cacchio.
Questo è un remix fatto da un artista che io non conoscevo, un artista scozzese, un chiaro musicista, membro di varie band, Ian Cook. C'è chi piace, c'è chi no. Io inizierò un po', diciamo così, dubbiosa, perché ha toccato una delle canzoni più belle dell'inizio della produzione dei Cranberries. Si parla del 93 e si parla di Linger. Poi però ascoltandola 2, 3, 4 volte è come sentire lei che ci canta morbidamente dalle nuvole. Ha proprio una voce ancora più minimale, quindi lui ha tolto, era già un brano arrangiato in versione acustica, quindi già un brano particolare che poi a detta sua, scritto da lei e da un altro componente della band, raccontava un po' il suo primo vero bacio, la sua prima vera storia d'amore, quindi è un brano già di per sé abbastanza leggero e poetico, ma lui l'ha proprio reso ai minimi termini e sembra di ascoltarla dal cielo. Quindi grazie a Ian Cook per questa perla, godetevi la meravigliosa, stratosferica, ammaliante voce di Dolores O'Riordan, che è sempre lì con noi. Ci vediamo la prossima settimana. Credo torneremo sull'arte più che sulla storia, però devo ancora definire bene che cosa vi racconterò. Penso che saremo nella zona di Firenze, così come spoiler. Intanto buone 2 settimane, godetevi questa calda estate, state bene, state al mare, state in montagna e comunque resistete. Enjoy! Ciao Dolores! Ascoltando Radio R Europa.
R Europa. Con te tutti i giorni. Radio R Europa. Radio Europa.